Benvenuti in Cucina per te. In cucina non si butta via nulla e da questa regola spesso sono nate delle vere e proprie prelibatezze culinarie, come la ricetta che vi propongo oggi, la provola in carrozza, frutto del riutilizzo della provola che ieri sera è avanzata dalla mia cena. È essenzialmente una variante della ben più famosa mozzarella in carrozza, quindi un piatto buono ma anche molto sostanzioso, che io però ho deciso di cuocere in forno per cercare di alleggerire un po'. Vediamo quali sono gli ingredienti. Per 4 persone occorrono 10 fette di pan carré, olio extravergine di oliva, sale, 3 uova, 15 g di parmigiano, 150 g di provola, pan grattato. Preparare la provola in carrozza è davvero molto semplice. Iniziamo sbattendo le uova con sale e parmigiano. Tagliamo il pan carré trasversalmente in modo da formare dei triangoli. Poi tagliamo la provola a fette non troppo sottili e un po' più piccole di triangoli. Ora che tutti gli ingredienti sono pronti, possiamo preparare la provola in carrozza. Prendiamo un triangolino di pan carré e vi adagiamo sopra una fetta di provola. Copriamo con un altro triangolino di pan carré ed infine intingiamo il tramezzino così ottenuto prima nell'uovo sbattuto con il parmigiano e poi nel pan grattato, facendo attenzione a sigillare bene i bordi. Così. Una volta impanati tutti i tramezzini, disponeteli su una teglia rivestita di carta da forno, poi li spruzzate con un pochino d'olio e li infornate a 200 gradi centigradi per circa 10 minuti. La provola in carrozza è pronta. Se volete un'idea per un tocco di originalità, potete provare a sostituire il pan carré bianco con quello ai 5 cereali, oppure aggiungere alla farcitura una fetta di prosciutto. Buon appetito e alla prossima video ricetta!